Amici di TGM, siamo sempre alle 3, siamo stanchi morti, ma questo non ci impedisce di vedere i giochi belli, perché i giochi belli sono un po' il sale del nostro lavoro e quello che ci dà la forza per andare avanti anche senza dormire. In questo caso Mario è andato a vedere una roba che io ho intravisto giocata e diciamo che non posso dire la reazione che ho avuto perché sennò sarei profondamente volgare. Quindi com'è questo Horizon? È davvero così folle e meraviglioso come sembra? Al momento mi sembra il migliore dello show, per quanto mi riguarda. L'ho buttata lì, perché per tanti motivi, per l'identità estremamente coerente dell'ambientazione fantascientifica, coerente ma anche innovativa, insomma, per il sistema di combattimento, perché il fatto che sembra un gioco di ruolo piuttosto ben fatto dal punto di vista dello sviluppo, del rapporto dei personaggi e tutto quanto. E diciamo così, dal punto di vista, cominciamo dal setting fantascientifico. Difficilmente ho visto una cosa così ben pensata. Un mondo scagliato nel futuro, l'umanità non ricorda nemmeno esattamente che cosa le è successo. Questo non è una novità assoluta nei romanzi di fantascienza soprattutto, però in questo caso gioca molto le invenzioni che hanno fatto intorno, quelle macchine che sono diventate praticamente una specie vivente e si comportano come tali, un ecosistema veramente coerente, no? con alcune macchine che portano sulla schiena delle cose un po' come le formiche, diciamo così, come vanno magari a costruire il nido. Questo non si sa ancora bene, gli sviluppatori hanno sottolineato che tante cose, sia di quello che è successo alla Terra, insomma, piccoli cenni, che il comportamento degli animali e altre cose verranno spiegati, comunque verranno date delle spiegazioni durante lo story mode. Di certo quello che appare, no? Vedi le briciole di una cosa che magari ci sarà spiegata dopo, però quel frammento che riesci a vedere appare incredibilmente coerente. Tanti piccoli tocchi poi, come dire per esempio la gestione delle risorse. C'è una risorsa principale che viene utilizzata sia per il crafting che per l'acquisto di oggetti belle fatti o di armature eccetera, quindi a un certo punto bisognerà fare anche una scelta, a un certo punto piuttosto frequentemente nel gioco bisogna fare anche delle scelte su come gestire questa risorsa. Il combattimento è estremamente vario vario perché le armi sono varie, c'è la possibilità di intrappolare i mostri oppure di attaccarli direttamente, bisogna studiare quei punti deboli, c'è un sistema per studiare i loro punti deboli, le risorse che hanno a disposizione, addirittura le tracce che lasciano sul terreno eventualmente per mettere delle trappole, insomma un gioco estremamente studiato. Una cosa insomma che ci eravamo chiesti negli scorsi giorni era la grandezza dell'ambientazione, perché insomma è bella da vedere, ora magari non è assolutamente a livello, e questo lo dico chiaramente, del best of the world attuale, cioè The Witcher 3, però in ogni modo è assolutamente una delle cose migliori che in termini di open world si vedono su PlayStation 4, quello assolutamente di sicuro. Ci siamo chiesti nei giorni scorsi se lo scenario fosse distanziato o meno. Esatto, un grande canalone ben mascherato in modo da sembrare. In realtà no, è proprio un open world fatto finito. A giocarci dentro, a pochi centimetri dallo schermo, ripeto, si vedono le differenze rispetto al migliore sulla piazza attualmente. Però anche sti cazzi. Però gliele concediamo, ecco. Poi ho visto dettagli di ambienti, villaggi, per personaggi con cui parlare, ben delineati, insomma, tanto e di più. Ti fermo solo per farti l'ultima domanda di chiusura. La protagonista a me ha ricordato tantissimo quella di Odyssey to the West, Enslaved, quella dei Ninja Theory, di Heavenly Sword, quelle donne lì. Come ti è sembrato? Voglio dire, mi sembra una protagonista che potrebbe diventare una nuova icona femminile del mondo PlayStation. Esatto, sicuramente gli faremo dire più parole prima di sbilanciarci del tutto. Okay. In ogni modo, sì, la partenza corrisponde più esattamente, mi dispiace quasi dirlo, a quello che hai appena detto. C'è una donna con carisma, una donna, diciamo così, motivata, però non manca di fragilità, insomma, c'ha tutte le componenti che ne possono fare una grandissima eroina dei videogiochi dei prossimi anni. Staremo a vedere. Il gioco ha mostrato una parte del gameplay, quindi le armi non erano così tante, mancavano diciamo, manca diciamo così la quantità per rompere tutti gli indugi, però come dici te anche sti cazzi. Esattamente, perché sei ingordo. E quindi ci basta così Horizon, è un forte candidato per il nostro Best of the Show, lo scopriremo domani probabilmente, intanto ciao! Ciao!